La luce viaggia in linea retta. Se poniamo una potente sorgente luminosa dietro a una piccola fessura, si produce un raggio stretto e rettilineo. Se si pone lungo il percorso di tale raggio un vetro, il raggio inizia a comportarsi in modo diverso quando il vetro è ruotato. Una parte della luce è riflessa, il resto passa attraverso il vetro. La luce è deviata in una direzione quando entra nel vetro e nell'altra direzione quando emerge dall'altro lato. Questo cambiamento della direzione è detto rifrazione. Per capire cosa accade, pensate alla luce come a una serie di onde. Questo ondoscopio utilizza un agitatore per produrre onde parallele sulla superficie dell'acqua. Se si inserisce un foglio di plastica nell'acqua, questa parte di recipiente diventa meno profonda del resto. Le onde si muovono più lentamente se la profondità dell'acqua è minore. Il cambiamento della velocità modifica la lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda in superficie è minore di quella sul fondo. Se il foglio è inclinato, le onde cambiano anche la direzione. I fronti d'onda modificano la loro direzione quando raggiungono il foglio di plastica. Per capire in che modo la velocità può essere causa di un cambiamento della direzione, immaginate un camion che si avvicina a un terreno fangoso. Se il terreno è fangoso solo da una parte, la ruota destra rallenta per prima, mentre la ruota sinistra conserva la sua velocità per un tempo più lungo, facendo girare il camion. Così, quando la luce colpisce un corpo di vetro, cambia la direzione, poiché modifica la velocità. Se si pone un vetro sul percorso di un raggio, è possibile vedere come anche l'acqua abbia effetto sul percorso della luce. Il mutamento di direzione della luce contribuisce a spiegare il motivo per cui questo bastoncino, apparentemente dritto, in realtà è piegato. Mentre questo bastoncino piegato, in realtà è dritto. La rifrazione inganna i nostri occhi, facendoci pensare che il bastoncino sia più vicino alla superficie di quanto non sia in realtà. I gabbiani devono tenere conto di questo fenomeno quando si tuffano per catturare una preda sott'acqua. Se si fa passare un raggio di luce in un vetro semicircolare, il raggio è di nuovo riflesso e rifratto. Ciò avviene sulla superficie di delimitazione. Se facciamo ruotare il vetro, cambia l'angolo con il quale esce il raggio rifratto. Alla fine non c'è più luce rifratta, invece tutta la luce incidente è riflessa di nuovo all'interno del vetro. Tale fenomeno è noto come riflessione totale interna. Superato un certo angolo, la luce resta all'interno di questo bastoncino di plastica. Il fenomeno della riflessione totale permette alla luce di viaggiare lungo un percorso incurvato. È possibile far percorrere a un raggio laser anche un flusso d'acqua incurvato. Le fibre ottiche sfruttano la riflessione totale della luce. Oltre a essere decorativi, questi oggetti hanno anche utilizzazioni di tipo pratico. Le telecomunicazioni utilizzano la riflessione totale per trasportare le informazioni lungo cavi sotterranei.